I giocatori del Barcellona cominciano a preoccuparsi della Fiorentina. Con l'Inter, soprattutto nel primo tempo, la facilità con la quale gli attaccanti viola si sono presentati al tiro è stata strabiliante. Il nuovo modulo disegnato da Ranieri, una Fiorentina votata all'attacco, ha fruttato solo un gol, o meglio un autogol col Parma, è vero, ma finalmente ha sbloccato il gioco dei viola. E la missione degli aiutanti di Bobby Robson, un obiettivo, lo ha già centrato, scoprire una nuova Fiorentina. Questo non ci voleva, era meglio andare lì a fare i spenti e non allarmarli tanto. Addio effetto sorpresa quindi, Ranieri però ha ritrovato la carica dei giorni migliori, contagiato da una città che ha deciso di abbandonarsi al fascino della doppia sfida col Barcellona. Il tecnico viola, al microfono di Enzo Baldini, che sia pretattica o no, sostiene che il Barcellona è sicuramente più forte della sua squadra. Perché tra titolari e riserve ci sono tantissimi nazionali. Anche la Fiorentina non manca nei nazionali. Sì, ma loro ce l'hanno anche riserva, fermi lì, pronti per poi giocare. E la Fiorentina non ce l'ha, quelli che ce l'ha di solito stanno quasi sempre tutti in campo. Ma io credo che per tutta Firenze sia una partita importante, perché andare in uno stadio che abbiamo visto soltanto in televisione, al Camp Nou, con 120.000 persone, non è cosa da poco. Per cui sicuramente i ragazzi avranno la soddisfazione, la voglia di ben figurare. Dall'inizio della Coppa in pratica Firenze attende il duello a distanza tra Batistuta e Ronaldo. Il campione di Reconquista, a segno con i tre avversari finora incontrati in Europa, Gloria Bistrizza, Sparta Praga e Benfica, è l'uomo più temuto da Robson. Candidati alla sua marcatura due vecchie conoscenze del nostro campionato, Blanc, ex Napoli, e Couto, ex Parma. Come fermare Ronaldo è l'ossessione in questi giorni di Ranieri. Batistuta invece proprio non se la sente di parlare del giovane gioiello brasiliano, lui, argentino. Meglio pensare alla Barcellona nel suo complesso, nonostante le assenze di Guardiola e della Peña. Noi comunque andiamo lì convinti che possiamo passare il turno, anche se è vero che hanno più esperienza, è vero che hanno molti più campioni di noi, ma noi andiamo là per passare il turno, non pensiamo a regalare niente. Un po' per scaramanzia, portò bene alla vigilia della trasferta di Lisbona, un po' per allentare la pressione dei tifosi, la Fiorentina anche stavolta concluderà la preparazione in Versilia. Critici senza reticenze e senza nemmeno fumosi giri di parole. I giocatori dell'Inter stamane da Piano Gentile si sono ritrovati ancora una volta a metà del guado. Sentire Salvatore Fresi per accorgersi che Firenze disegna il cammino nero-azzurro in campionato, ben lontano da bellicosi propositi di secondo posto. Siamo entrati in campo come dovevamo entrare, siamo entrati con la mentalità sbagliata e abbiamo pagato tutti gli errori, anche se abbiamo fatto un pareggio, però a noi il pareggio non serviva ieri. Come di consueto Roy Hodgson non ha provveduto ad analizzare a freddo il match di Firenze. Parlerà domani alla vigilia della semifinale di andata di Coppa UEFA con i francesi del Monaco. Ha rimandato l'appuntamento anche Youri Djorkaeff. Ieri è apparso stanchissimo in campo e pizzicato dal tecnico inglese. Youri non vuol mai riposare. È un periodo difficile per lui. Non segna una rete ufficiale nero-azzurro dal 23 febbraio scorso. Nelle gambe almeno 50 partite stagionali. I compagni ne avvertono le difficoltà, prevedibili del resto. Nel suo passato anche 5 stagioni nel Principato, al suo fianco Klinsmann, Ramon Diaz, Vincenzino Scifo, nell'intersecazione di ex anche l'italo-belga, croce e delizia di Trapattoni una decina di anni fa. Ecco la sua fotografia dell'Inter di oggi. È una squadra che è capace di fare grandi cose e un po' meno, però quando fa meno vince anche le partite, quindi sappiamo la qualità di ogni giocatore, questa è la forza soprattutto. La squadra monegasca diretta da Tigana sta avviandosi a conquistare il 6° titolo in Francia ed in Europa ha messo al tappeto Hamburgo, Borussia e Newcastle. Il brasiliano Anderson, il giovanissimo Henry, il magrebino Benarbia, i nazionali Blondeau, Barthez e Getou sono i giocatori più rappresentativi. Dice di loro Joslen Angloma. Hanno un gioco molto aperto. Dunque possiamo anche approfittare di questo, ma dobbiamo cambiare tante cose. Pericolo giallo, 11 nerazzurri sono sotto diffida. Anglomà, Djorkaeff, Garante, Fresi, Bergomi, Zamorano, Zanetti, Pistone, Ins, Sforza e Ganza. Il re di Coppa, 6 realizzazioni sinora, ha un preciso piano operativo. Dovremmo cercare di affrontare la partita nel modo migliore, cercare di non buttarci in avanti cercando il gol a tutti i costi. Avere pazienza, cercare di giocare un buon calcio, di farli girare e magari di riuscire a fare quel gol che ci permetterebbe di andare in casa loro con uno spirito giusto.